La preghiera regalata da Dio è migliore di quella preparata. Vale come avvertimento prepararsi alla preghiera, ma non preparare la preghiera. Prepararsi alla preghiera, non preparare la preghiera. Se noi siamo preparati alla preghiera, il Signore ci darà il dono della preghiera. È un dono ricevuto come profezia, è un dono ricevuto. Guai a quelle preghiere belle, ben fatte, che sono preparate. Quelle possono far esultare e dire ecco come hanno pregato bene, ma non agganciano alla vita, non edificano, non sono permeati dalla parola di Dio, quella data da Dio, data dallo Spirito, per colpire i cuori, agganciare la vita e trasformare. La preghiera deve essere trasformante. E la preghiera trasformante è quella data da Dio a chi si prepara alla preghiera, non per chi prepara la preghiera. Per prepararsi alla preghiera bisogna essere carismatici, pieni di Spirito Santo, aperti a Dio. Bisogna che noi siamo silenziosi, perché è nel silenzio delle potenze interiori che lo Spirito scende e ci dà la sua parola. Così anche avverrà in questa mistagogia. Contempliamo in questi due alberi. Questo albero era verde, adesso è secco, perché è un albero maledetto da Cristo Signore. Quell'albero che Gesù maledisse perché non trovò frutti. Ma prima era verde, era l'albero della conoscenza del bene e del male. Aveva dei pomi meravigliosi, ammalianti, tanto che Eva bazzicava sotto quest'albero mentre Adamo dormiva. Guai quando i mariti dormono e le mogli vanno sotto l'albero. Così nel Midrash ebraico, un po' a cui mi rifaccio, ecco Adamo dormiva, fu Eva andarlo a svegliare. Vieni, piedi, vedi. E Adamo, quatto quatto, segue Eva, sotto l'albero verde da cui pendeva il frutto. Di questo albero non dovete mangiare, è l'albero del potere, l'albero della conoscenza. E attorno a quest'albero si avvinge il maligno, l'essere del potere. Sarò simile a Dio. E attraverso il potere e il piacere, mangiare e acquistare potere, seduce i progenitori. Anche il profeta può essere sedotto dal potere, perché ha il frutto dell'albero della conoscenza e del piacere di mangiare lui e di darne a mangiare gli altri. L'albero era verde, adesso è secco dietro alla maledizione di Dio. Qui c'è l'albero della vita, l'albero bello, l'albero a cui è annessa la vita eterna, l'immortalità. Adamo ed Eva non mangiarono mai di quest'albero. Però la cima di quest'albero, di questo cedro, sarà piantato sulla terra. Sarà Maria la cima di quest'albero. E da quest'albero nascerà il frutto squisito, il frutto della vita. Adamo ed Eva non mangiarono
ma noi possiamo mangiare di questo frutto benedetto. E allora Cristo vivrà in noi, Lui profeta, Lui parola, vivremo di Lui. Prenderemo i Suoi connotati, la Sua icona, i Suoi sentimenti, la Sua parola. Saremo come Lui, profeti. Quest'albero sarà sempre verde. È l'albero della vita. Lo ritroveremo in Ezechiele 47. Lo ritroveremo in Apocalisse 22. L'albero che scorre lungo il fiume dello Spirito. I frutti che maturano e rendono beati coloro che ne mangiano. Ecco, fissiamo questi due alberi. L'albero verde diventato secco, l'albero verde, sempre verde, che è del frutto squisito della vita. E adesso innestiamoci nel testo profetico di Genesi. Da Genesi 2, 8, 9, 16, 17, 3, 22, 24. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi. Si ascolta. Non si scrive perché la parola penetri dentro di noi. Non si legge, non si scrive, si ascolta. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, tra cui l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti. Il Signore Dio disse allora: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi, per la conoscenza del bene e del male. Ora egli non stenda più la mano e non prenda anche dell'albero della vita, né mangi e viva per sempre. Il Signore Dio lo scacciò dal giardino di Eden perché lavorasse il suolo, da dove era stato tratto. Schiacciò l'uomo e pose ad oriente nel giardino di Eden i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Ecco, l'uomo porta il veleno del serpente dentro il suo cuore, il peccato, il potere, il gusto dell'albero proibito. Ma la sua condizione è misera, cammina nella vita. Però quel serpente lavora, il serpente del piacere, del gusto, delle cose proibite. Il potere di acquistare conoscenza del bene e del male attraverso il gusto dell'albero proibito, del frutto proibito. Anche il falso profeta ha mangiato di quest'albero. Anche il falso profeta, che è colui che vive per conto proprio, che ha acquistato il potere,
acquistato il piacere, che è in possesso di qualche cosa di nuovo da far valere il falso profeta, cammina nel cammino della vita e dà a tutti i frutti tossici che germinano in lui e possono creare le stesse condizioni di lui in chi ne mangia. Ecco questo albero che viene fulminato da Dio, viene disseccato, però continua a dare frutti, frutti secchi, frutti senza vita. È il falso profeta nel senso più ampio della parola, è l'uomo empio che non produce frutti, come il tamarisco nel deserto, di cui parla 17 Geremia. Guai a chi si accosta al falso profeta o al falso dottore e mangia i frutti tossici che egli produce. Per questo Gesù benedetto esorta ad aprire gli occhi e a guardare l'albero. Leggiamo prima questo testo, a mangiare, a guardare bene l'albero, a riconoscere l'albero, quello della vita, quello suo è l'albero della conoscenza del bene e del male, l'albero della buona profezia, l'albero della cattiva profezia, l'albero del profeta in cui egli vive e l'albero del cattivo profeta in cui vive il suo antagonista, Satana. Leggiamo il testo in questo momento di Matteo 7. Leggete questo. E così come la mistagogia viene suggerita, e allora i testi verranno suggeriti secondo che il Signore li darà. Matteo 7, 15, 20. Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci. Dai loro frutti li riconoscerete. Si raccoglie forse uva dalle spine o fichi dai rovi. Così ogni albero buono produce frutti buoni e ogni albero cattivo produce frutti cattivi. Un albero buono non può produrre frutti cattivi, né un albero cattivo produrre frutti buoni. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Dai loro frutti, dunque, li potrete riconoscere. E adesso, fratelli, fissiamo l'albero cattivo in due testi. Ci sono persone che si erigono come profeti in una comunità che chiede, ma i più saggi o quelli che vogliono fare per conto proprio non vogliono responsabilità in una comunità, si esimono dal governo. E allora, per fatalità, avviene che chi non è adatto prende il posto di chi sarebbe stato adatto. Questo avviene nelle nostre comunità. Noi chiediamo luce a un albero, chiediamo aiuto a un altro albero, ma questi alberi che potrebbero dare la parola di Dio, la guida di Dio, si esimono, sono neghittosi, pensano a loro stessi, si chiudono in loro stessi.
La fatalità vuole che ci si rivolge a un albero non buono, perché sia a capo, e l'albero non buono prende il posto dell'albero buono in una comunità, fa il despota e distrugge. Quante comunità nostre sono in questo stato? I buoni che potevano dare aiuto si sono messi da parte, ed è venuto su chi distrugge il gruppo, chi intossica il gruppo. È il caso dell'apologo di Yotan, che leggiamo nel libro dei Giudici. Dal libro dei Giudici 9, 8, 15. Si misero in cammino gli alberi per ungere un re su di essi. Dissero all'olivo: regna su di noi? Rispose l'olivo: rinuncerò al mio olio, grazie al quale si onorano dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero gli alberi al fico: vieni tu, regna su di noi. Rispose il fico: rinuncerò alla mia dolcezza, al mio frutto squisito, e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero gli alberi alla vite: vieni tu, regna su di noi. Rispose loro la vite: rinunzierò al mio mosto, che annieta dei e uomini, e andrò ad agitarmi sugli alberi? Dissero tutti gli alberi al rovo: vieni tu, regna su di noi. Rispose il rovo agli alberi: se in verità ungete me re su di voi, venite, rifugiatevi alla mia ombra. Se no, esca un fuoco dal rovo e divori i cedri del Libano. È una grande verità quella che è stata annunciata. I buoni, dotati di carismi, dati da Dio per la comunità, si mettono da parte, coltivano se stessi, il proprio orticello. E allora ecco emerge il rovo che non ha ombra, l'olivo all'ombra, il fico all'ombra, anche la vite con i suoi pampini all'ombra, ma il rovo no. E il rovo punge. E allora emerge il rovo nella comunità. È il cattivo profeta, è il cattivo capo, è la cattiva guida. E questa cattiva guida non può fare ombra agli altri alberi che vogliono mettersi sotto di lui. E quando questo non avviene, allora il rovo emana il fuoco che incendia tutti gli alberi e la comunità è perduta. Può verificarsi questo riguardo alla profezia. Emerge un falso profeta in mezzo a noi. Quante comunità cristiane fin dall'inizio perirono per i falsi profeti. Comunità rovinate dai falsi profeti. Che questo non avvenga, che non ci sia una comunità che si scelga o consenta a un falso profeta di erigersi a capo e di guidare la comunità, perché sarebbe la rovina. E se ci sono quelli che hanno ricevuto doni da Dio per l'utilità comune, vengano avanti e aiutino i propri fratelli.
perché lo Spirito di Dio è con loro. Allora fiorirà la vera profezia, allora ci sarà veramente la parola di Dio come frutto squisito che nutrirà tutto il popolo. Adesso vediamo la sorte che capita a chi si erige a profeta. Sarà incenerito dal Signore, sarà bruciato dal Signore. È un bellissimo testo dove c'è la parte buona del profeta, la parte cattiva del profeta. Ossia un profeta che traligna, era un buon profeta, è diventato un cattivo profeta e allora sarà incenerito dal Signore. Leggiamo il testo di Ezechiele 17. Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 17, versetti 3 e 10. Tu dirai, dice il Signore Dio, un'aquila grande, dalle grandi ali e dalle lunghe penne, folta di piume, dal colore variopinto, venne sul Libano e portò via la cima del cedro. Stroncò il ramo più alto e lo portò in un paese di mercanti, lo depose in una città di negozianti. Scelse un germoglio del paese e lo depose in un campo da seme, lungo il corso di grandi acque, lo piantò come un salice, perché germogliasse e diventasse una vite estesa, poco elevata, che verso l'aquila volgesse i rami e le radici crescessero sotto di essa. Divenne una vite che fece crescere i tralci e distese i rami. Ma c'era un'altra aquila grande, larga di ali, folta di penne. Ed ecco quella vite rivolse verso di lei le radici e tese verso di lei i suoi tralci perché la irrigasse dall'aiuola dove era piantata. In un campo fertile, lungo il corso di grandi acque, essa era piantata per metter rami e dar frutto e diventare una vite magnifica. Riferisci loro, dice il Signore Dio, riuscirà a prosperare? O non svellerà forse l'aquila le sue radici e vendemmierà il suo frutto e seccheranno tutti i tralci che ha messo? Non ci vorrà un grande sforzo o molta gente per svellerla dalle radici. Ecco, essa è piantata. Riuscirà a prosperare? O non seccherà del tutto non appena l'avrà sfiorata il vento d'oriente? Proprio nell'aiuola dove è germogliata, seccherà. E la sorte del falso profeta, dalla falsa profezia. Era un buon profeta. La sua profezia era buona. Ma c'è l'aquila, c'è una prima aquila che ha piantato, è diventato quel cima del cedro del Libano, una bella vite, espansa con bei frutti. Però c'è l'altra aquila, diceva Gesù, il corvo o l'uccello del cielo becca la parola seminata. Quest'aquila grande dal piumaggio è il maligno che pianta questo albero in una terra fertile, però è piantata da lui. E questo albero cresce, però le sue radici non affondano nell'humus acquifero, per cui viene disseccato e gli artigli dell'aquila estirperanno la radice,
estirperanno questo albero, si seccherà, sarà bruciato. E la sorte di chi ha posto, cioè di chi si è messo nel campo per produrre frutti, verrà il Signore ed estirperà questo albero, perché Dio ama il suo popolo. Il falso profeta sarà bruciato, sarà bruciata la falsa profezia, perché non occupi il suolo benedetto del Signore. Però la sorte del profeta sarà tremenda, perché ha profanato il campo del Signore. La falsa profezia sarà debellata e di nuovo il Signore verrà a consolare il suo popolo. Allora sarà dato luogo al grande albero, il bellissimo albero di cui parla il Siracide, è l'albero di Dio. Adesso accogliamo quest'albero con un bel canto. Guardiamo quest'albero rigoglioso, bello, di cui ci parla il Siracide. È l'albero della vita che si proietta davanti a noi. Noi ci rifugieremo sotto quest'albero, mangeremo i frutti di quest'albero. È l'albero della vita, è l'albero di Gesù, è l'albero della vera profezia. Poi si aprirà il mistero e vedremo chi è questo albero. Tutti ci aggrapperemo. Dopo aver distrutto l'albero cattivo, dopo aver raccolto i frutti dell'albero buono, poi tutti ci accosteremo all'albero bello, nato da Maria, all'albero che ha prodotto il suo frutto di vita sulla croce per tutti noi. Un canto. Cantiamo insieme Benedetto sei tu, Signore, al numero 191. Padre del cielo, noi t'amiamo ed esaltiamo il tuo nome sulla terra, che il tuo regno venga nelle nostre lodi, che il tuo popolo proclami il tuo amore. Benedetto sei tu, Signore. Benedetto sei tu, Signore, il Dio Santo di potere. Adesso contempliamo questo magnifico albero, piantato nella Chiesa, irrigato dallo Spirito, e rifugiamoci tutti sotto quest'albero e mangiamo, beviamo. È l'albero della vita che produce ogni frutto, tutti i frutti carismatici, l'albero dello Spirito.
mangiamo e beviamo sotto quest'albero e viviamo, ascoltiamo in silenzio quanto è detto in questo testo e prego chi legge di leggere lentamente in modo da bere, da gustare ogni parola perché diventi vita dentro di noi. Siracide? No, proclamata bene. Siracide? Non lettura. Non la devo leggere? Proclamata lentamente. Dal libro del Siracide 24, 13, 20. Sono cresciuta come un cedro sul Libano, come un cipresso sui monti dell'Ermon. Sono cresciuta come una palma in Engadi, come le piante di rose in Gerico, come un olivo maestoso nella pianura. Sono cresciuta come un platano. Come cinnamomo e balsamo ho diffuso profumo. Ogni albero qui ha un significato. Va bene? Per cui ogni albero si è sottolineato. Come mirra scelta ho sparso buon odore. Come galbano, onice e storace. Come nuvola d'incenso nella tenda. Come un terebinto ho esteso i rami, e i miei rami sono rami di maestà e di bellezza. Io, come una vite, ho prodotto germogli graziosi, e i miei fiori, frutti di gloria e ricchezza. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei prodotti, poiché il ricordo di me è più dolce del miele, il possedermi è più dolce del favo di miele. Quanti si nutrono di me avranno ancora fame, e quanti bevono di me avranno ancora sete. È la parola di Dio, la sapienza incarnata che produce tutti i suoi frutti. Ci sono i frutti odorosi, mirro, aloe, cassia, cinnamomo. Ci sono i frutti squisiti al palato, squisiti all'odorato. Ci sono i frutti maestosi, belli. Questi frutti, che sono moltissimi, quanti sono gli alberi nominati, ogni albero ha il suo significato e ogni frutto di parola di Dio, che è profezia, ha il suo significato, li troviamo espressi, non tutti, in quest'albero verde, diciamo maestoso, bello. E noi andremo a gustare questi frutti, ma prima dobbiamo distruggere l'albero secco, l'albero tossico. Adesso faremo questo gesto, un semplice gesto, che dovrebbe essere fatto così in grande stile, ma per la povertà in cui ci troviamo lo faremo soltanto in simbolo, in segno, ma non perché il segno è piccolo. La realtà è piccola, quella è significata. Noi adesso strapperemo dai nostri gruppi, della nostra vita, i frutti dell'albero secco. Strapperemo i frutti e l'albero secco sarà buttato fuori, in modo che sia arso
dagli angeli di Dio, messa a fascette e buttata nel fuoco. Poi ci accosteremo all'albero buono, all'albero della vita, e mangeremo questi frutti. Poi anche quest'albero scomparirà davanti ai nostri occhi, e fuori del simbolo verrà davanti ai nostri occhi il frutto vero, quello maturato sulla croce, a cui tutti ci prostreremo e che tutti mangeremo con un bacio, cantando. Allora, prima operazione, tre operazioni. Prima operazione, simbolica. Chi strappa, uno che strappi questi frutti tossici. Avanti, tu, maestro, da. Strappate. E uno che porti questo albero. E allora canteremo "Il diavolo ha ragione di essere arrabbiato". Buttato fuori. Mentre noi cantiamo, l'albero sarà buttato fuori. Ci alziamo in piedi. Avanti, portate l'albero fuori, avanti. Se il diavolo è arrabbiato, fuori, fuori, fuori. C'è una ragione. Chiesa, vivo nella chiesa, c'è una ragione. Se io vivo nella chiesa, c'è una ragione. Se io vivo nella chiesa, c'è una ragione. Cristo vive in me e i miei peccati sono perdonati. E adesso voi direte fuori: arroganza, fuori. Fuori. Astuzia, fuori. Inganno, fuori. Impudicizia, fuori. Cupidigia del denaro, fuori. Ipocrisia, fuori. Maledizione, fuori. Dissenso, fuori. Ingordigia, fuori. Ira, fuori. Disonestà, orgia, fuori. Spiriti del male, fuori. Tutti fuori, fuori. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Per accostarci a tutto bene. Alleluia. Padre Matteo? Ecco, dopo la colpa. Allora, cantiamo insieme "Il tuo corpo e il tuo sangue", che è al numero 233. E allora, sì, mettiamo questo albero qui davanti. Sono i sentimenti di Cristo, i frutti dello Spirito, la pace, la gioia, il fervore, la bontà, l'umiltà, la carità. Chi ha sete venga a me, chi ha sete venga a me e beva. Chi ha sete venga a me e beva. Chi ha sete venga. Numero 12.
ti assederà. Dalla radice di esse è germogliato un fiore, e questo fiore è maturato in frutto sull'albero della croce. Chi mangerà di questo frutto avrà la vita, quella vita che fu impedita ai nostri progenitori, viene data a noi, è il frutto vero. Chi mangia di questo frutto, chi mangia di questa parola del Padre data agli uomini, avrà la vita eterna. E allora accostiamoci, guardiamo per essere risanati dalle nostre infermità, baciamo, quasi mangiando con un bacio di questo frutto, e noi vivremo. Riconosciamo che Gesù è il Signore. Ai tuoi piedi, o Signore, noi ci prostriamo, noi baciamo te, mangiamo te, frutto della vita, parola eterna, dimora dentro di noi, parola eterna, vive dentro di noi, parola eterna, fa che noi ti proclamiamo agli uomini, perché gli uomini vedano ed abbiano la vita. Avanti, accostiamoci adesso, tutti, uno dopo l'altro, e baciamo. Ai tuoi piedi. Uno che tenga. Uno che tenga.
noi il cuore a te. Alleluia, ringraziamo il Signore di quello che ha detto e quello che ha fatto. Ancora no? E allora continuiamo insieme con canti. A cantare Gesù. Come? Al numero 88. Sì, Gesù, avanti. Quando qualcuno di voi noterà che questa parola, oltre che giovare a me, può giovare a un altro, può giovare all'assemblea, allora può proporla perché tutta l'assemblea possa anche nutrirsi di questa parola. Però è data a ciascuno di noi come risposta di Dio, come alimento che Dio dà perché ognuno di noi si nutra
e sempre parole di Dio per ciascuno di noi. Spetterà al discernimento, sia all'autodiscernimento proporla agli altri, spetterà poi a chi dirige l'assemblea, col suo discernimento, se quella parola può essere anche di utilità per gli altri. È un modo di parlare di Dio a ciascuno di noi, è un modo in cui la parola di Dio si incarna in noi, per cui bisogna far tesoro personalmente di queste parole. Penso che a tanti di voi sono venuti dei testi, sono alimento che Dio dà a ciascuno di noi attraverso questi testi. Non disprezzare nulla, raccogliete anche le spighe cadute e gli acini di uva, i racimoli. Della parola di Dio non deve essere perduto nulla. Gesù fece raccogliere gli avanzi del pane moltiplicato ed è scritto in un testo: non vada perduto neanche un chicco delle spighe mietute e non vada perduto neanche un racimolo di quello che è stato vendemmiato, perché è succo del Signore, è pane del Signore. Alleluia. Amen.